Se volete acquistare crediti, passate da EasyVault, link e codice coupon malati15, tutto in maiuscolo qui in descrizione. Sono sicuri, affidabili, veloci ed economici. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Non Malati di Putte. Io sono Gio Vispo dello staff di NMF e benvenuti nella Player Review di Onasi nella sua versione in forma con 80 di rating, un bel più 5 rispetto alla sua versione base 75. Prima di iniziare questa review vi chiedo di arrivare almeno a 60 like e vi invito a commentare qui in questo video con delle review che vorreste vedere sul nostro canale. Partiamo con i pro. Il primo è agilità e equilibrio. Fanno parte del dribbling 80 con 92 agilità, 94 equilibrio, 73 riflessi, 80 controllo palla, 75 dribbling e 3 stelle skill. Le 3 stelle skill non sono un contro, ragazzi, perché è un giocatore che non sa dribblare chissà che ed ha un controllo palla così e così. Però è un giocatore agilissimo ed ha un ottimo equilibrio. Altro pro, il long shot. Fa parte del tiro 70 con 77 posizionamento, 55 finalizzazione, 83 potenza tiro, 86 long shot, 66 tiro al volo, 67 rigori, piede preferito destro e 3 stelle piede debole. Per me le 3 stelle non sono né un pro e né un contro, comunque di sinistro non fa quello che fa col destro. Ha una potenza tiro diciamo buona, un tiro dalla distanza molto molto interessante, peccato per la sua finalizzazione. Comunque da centrocampista non ci si aspetta una finalizzazione chissà che, e i gol lui li fa. Altro pro, la resistenza. Fa parte del fisico 76 con 87 resistenza, 70 forza e 78 aggressività. Qualche pallone lo recupera, una forza accettabile e un'ottima resistenza, e corre sempre anche al 90esimo. Contrasto è l'ultimo pro, fa parte della difesa 76 con 78 intercettazioni, 65 marcatura, 79 contrasto, 79 scivolata. Il contrasto è ottimo e, devo dire, ha un'intercettazione buona. La marcatura deludentina. Come contro il campionato, gioca nella Lega Turca, però comunque si può inserire in un'ibrida se siete bravi nel farle. Altri valori in carta, velocità 81, 84 accelerazione, 78 velocità scatto. Ha una velocità discreta. Elevazione 57 e 53 precisione di testa. Da questi numeri si deduce che non ha un buon colpo di testa. Invece in game ha un colpo di testa, a parer mio, accettabile, perché comunque è anche un giocatore bassino, 173 cm. Passaggi 75 con 75 visione, 68 cross, 78 corti, 78 lunghi e 72 effetto con 61 calci piazzati. I suoi passaggi sono discreti, work rates medio medio. Ed l'ho utilizzato come CC, in alternative abbiamo Nainggolan, Marchisio ed altri. Tra le normali Nainggolan, tra le leggende Effenberg, nella nazione Obi Mikkel, nella Liga Ozea Cup, dello stesso livello Tolisso in forma. Rispetto al base è un più 19, versione che ho provato, e c'è la differenza secondo me. IF e base hanno una differenza di prezzo di 15.000 crediti, naturalmente questo prezzo può calare o aumentare. È una carta da provare, a parer mio sì, non costa tantissimo e quindi vi consiglio tranquillamente di provarlo. Dunque stiamo per giungere alla conclusione di questa review, il mio voto finale per questa carta è un 7. È un centrocampista di tutto rispetto ragazzi, peccato per il campionato pochissimo davvero utilizzato, comunque è una carta interessante, fa il suo dovere di centrocampista, a volte segna e a volte anche aiuta anche in difesa. Dunque vi chiedo di arrivare almeno a 60 like, vi invito a commentare qui in questo video con delle review che vorreste vedere sul nostro canale. Qui Gio Vispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!